Questa mattina 10 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Scalea nei confronti di pubblici amministratori, tra cui il sindaco di San Nicola Arcella, Barbara Mele, tre responsabili degli uffici tecnici di alcuni comuni dell'Alto Tirreno Cosentino nei confronti di un tecnico dell'ARPACAL e vari imprenditori operanti nel settore della depurazione. L'indagine coordinata dalla Procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni ha riguardato una serie di illeciti riguardanti procedure ad evidenza pubblica nel settore della depurazione tra i comuni di San Nicola Arcella, per l'appunto Buonvicino e Diamante. In questo caso c'è stata anche una attività di polizia giudiziaria più, tra virgolette, tradizionale, costituita appunto da attività di pedinamento, attività di ricognizione dei luoghi e soprattutto attività che hanno portato a, ripeto, e hanno evitato che le conseguenze dannose e pericolose dei reati potessero essere, potessero avere appunto degli esiti gravi. Numerosi i reati riscontrati dagli inquirenti, addirittura è emerso che alcuni imprenditori hanno violato gli obblighi contrattuali assunti con i comuni della fascia tirrenica riguardanti appalti afferenti la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento. La gestione di un impianto di depurazione, di impianti di sollevamento, è stato accertato che innanzitutto si è proceduto a un frazionamento dell'importo complessivo, quindi per cercare di andare ad importi sotto soglia, e poi in un periodo che va dal 2012 al 2020, settembre 2020, ben 91 determine con cadenza o mensile o bimestrale per prorogare la gestione di un servizio che era stato affidato con procedura, con affidamento diretto. Questo è sinonimo di una patologia appunto molto evidente.